Ragazzi, buongiorno. Guardate un po', sono le... Che ore sono? Sono le 8, quello signore col trattore è già lì dalle 7. Abbiamo dormito bene anche stanotte. Siamo sempre da soli. E comunque ragazzi, meno 0,4 stanotte. Però nel camper si sta bene, dai. Antonellina ha dormito come una regina. Adesso Una principessa. facciamo colazione, prepariamo il tutto e poi iniziamo a spostarci. Non era la chiesa prima. E già andiamo a vedere la chiesa se è aperta. Si è aperta. Già, la chiesa sembra aperta, adesso bisogna, speriamo che si possa entrare a pagare col bancomat perché non abbiamo soldi. Adesso il Siamo primo poveri. bancomat tireremo su un po' di corone, perché sennò Sicuramente. sicuramente. Pagare col banco. E che ti applicano un 1% di commissione ogni volta. Vabbè, ma poi una volta sola abbiamo prelevare tanto. Vabbè, questo No, l'avete già per la vista ieri. spesa. Allora ragazzi, abbiamo fatto il biglietto. Ah, ma aspetta, guarda che bel troll, santo. L'ho In visto. più ci hanno regalato l'adesivo della chiesa, due. Ci sono i No, ma rapporti. guarda quanti trolls, guarda, vieni a vedere. Ce ne Ci sono i abbiamo due. rapporti. L'abbiamo comprati a Livigno noi. Ma che c'è il nostro forse? Ah sì? Questo ci assomiglia, no? Però non è uguale. No, non sono uguali Quanto a noi. costano quanto? 129 sarebbe? Circa Che bello, quasi ne prendo uno. 10-12 euro, ma non sta neanche tanto. Alla fine ci siamo presi due souvenir, due trolls che siamo io e l'Antonella. Sì. Tieni. E poi la calamita, questa calamitina qua. Basta, compriamo più niente. Basta, Ma non sì. sono tanto care comunque, dai. No. 5 euro. Già, proviamo a entrare a vedere questa chiesa. Spero che si possa filmare. Hello. Culto del pagano e del cristiano, del cristiano. Ragazzi, mi stavo perdendo l'organo. Ah, ci si può girare intorno all'esterno, ragazzi. Qui c'è un'altra porta. Qui c'è il perimetro della chiesa esterno, pensate, incredibile, è un po' buio, eh. Però tutto intagliato. Questo è un portale, adesso me lo studierò con l'aiuto di Giorgio e gli manderò le foto per capire i simboli. Questo è un misto tra sacro e profano. Nel nord Europa c'era il culto del femminino sacro, della natura, non c'era il culto del cristianesimo. Quando fu introdotto ci furono delle lunghe lotte per queste cose. E all'inizio c'è stato molto, molto. È ancora tuttora molto mischiata e bisogna studiarsele con calma perché non sono cose semplici, specialmente per me che sono una neofita di queste cose, anzi non so proprio niente. Allora, stiamo partendo ragazzi verso Trecento, Lattenfossen, dove c'è la cascata. Vi 350, aspetta, do lo scontrino lento della benzina, abbiamo fatto il 200, rabbocco. sono circa 80 Lasciamo euro, questo bel posto, 8x9, questa bella chiesa, 72. e ci dirigiamo a Lattenfossen. Guardate che belle queste Due casette qua. villaggi,
Sì, ma le casette dell'eco che facevo da piccolo. Sì? È alto. E beh, ma arriva da qua l'Ego, non Guarda, dalla Danimarca? l'eco in Danimarca, Beh, non sì. è che siano lontani, Sì, è eh? E vero. la Qui la loro... barca, che barca che c'è Sì, questa? no, guarda che casette, io Che voglio venire a bello, vivere qui. ragazzi. Se non fosse per il clima Ah, ostile, sarei già qua. verrei veramente a Sì, vivere qua, oddio, ragazzi. con la nostra pensione fai poco qua, Sì, eh? con la nostra pensione fai poco. Veramente Facciamo un poco. po' la fame, però. Sì. Magari un lavoretto in nero si trova. Sì, mi metto a lavorare a 70 No, facciamo anni. come i ragazzi lì che sono andati a fare la raccolta dei lamponi, fragole, quelle cose lì. Sì, ti voglio vedere. Adesso mi ferma Ecco questo, qua, perché mi ferma? ecco qua, puttana Oh Madonna, mi miseria. ferma già la La polizia. polizia, via, di, cazzo è caduto. Good morning. Hello. Don't speak English, Don't eh? read English. Alcohol test? Ah, sì. Ah, alcohol test. Where do you come Ah, from? wait, wait. Italy. Italy. Oh, Italy. I understand. I understand. Spengo. But I can show you. I can show you. Okay? Sì. Okay? And continue. So let's. Okay. Vado. Yeah? Very good. Thank you. Everything is okay. Okay. Ok. In the morning, no drive. Yeah, I No. understand. I understand. Night. Night. And where are you going in Norway? You see, Norway, now, Lattenfossen. Latenfossen, Lottefoss? come si dice? Lottefoss? Lottefoss, Lottefoss. Near Odda. e dopo, After Preikestolen, Preikestolen. After Bergen. E dopo, Nord. after, Bygdeholm. after Bergen, Nordkap, Lofoten. Og Lofoten òg, ja. Ja, det Sì. Very cold. 2 months, Two months. Ok. Sì. Very good. Okay. Have a nice vacation. Sì, Sì, vacation. vacation. Yes. Yes. Bye bye. Basta, Bye, ciao. thank you. Pensa a te, Cazzo, hai col testo alle 9 della 10 e mezza del mattino. Questi già bevono, si vede. Ragazzi, mi hanno fatto l'alcol test alle 11 del mattino. Minchia, dobbiamo stare attenti qua, eh? Simpatici, dai, Sì, però. carini, carini. Il nostro inglese va bene. Forse Sì. impariamo l'inglese adesso per strada. No, perché loro lo sanno Sì, e loro allora. parlano bene. Forte, ragazzi, l'alcol test alle 11 del mattino. Mamma mia, Pazzesco. che pazzesco, che Aspetta che spengo sinceramente un noi non attimo. beviamo. Ma guarda questa casa qua di legno tutta fantastica. Che spettacolo. Paesaggio veramente molto bello, Bella chiesa. bella chiesetta, io adoro le chiese, guardate, tutte molto bianche, molto. Wow, sembra di essere a Livigno quasi. Sì. Guardate qua, la galleria con la luce azzurra. No. Comunque questo pezzo è a pagamento. È lunghissima. Sì, perché c'erano le Telecamere. telecamere. Ci arriverà la sorpresa a casa, mi sa. Che bella. Cimiteri, cazzo. Anche tanti morti, sì. Ma i cimiteri, incredibile. Cimiterini così. Anche la Pula mi diceva che in Finlandia era così. Ok, abbiamo trovato, eh. Stiamo imparando anche noi, ragazzi. Adesso facciamo un bel pieno qui, vediamo, mi sa che è potente anche. Qua abbiamo l'acqua buona, qui puoi lavare le mani e qua si scarica la cassetta. È troppo forte, Anto, sta scendendo troppo forte. Abbiamo fatto il pieno d'acqua. E abbiamo svuotato la vaschetta del cesso, però non c'era il tombino delle No, grigie. c'è scritto che c'era, ma non so dove. Non lo so. Vabbè, ripartiamo, dai, poi vediamo. Ci siamo fermati qua a mangiare perché questo qui è, non, è cioè una specie di autostrada, non lo so, c'è la targhetta verde come le autostrade, non è che ci sono troppi posti per fermarci. Abbiamo trovato questo, sono le 12 e un quarto. Mangiamo qua. Sono un po' stonato oggi, mi devo riprendere, ragazzi. Ho guidato troppo in questi giorni. Vediamo che ci fa l'Anto di buono. E io ho fame. Piacere.
Piccolo chef, che fai di buono? Pasta asciutta. Madonna, ci abbiamo un riflesso dentro del vetro, non ti vedo. Pasta asciutta. Pasta asciutta? Sì. La prima volta che fa sto riflesso. Oh, c'è un riflesso? Eh no, ti C'è fa il anche il sugo riflesso quello lì. fatto da me, Ma messo si vede da cani. sterilizzato. Cos'è che c'hai, sugo? Ho fatto il sugo a casa Ah. e l'ho portato. Ok. Ok. Aspetto che si mangia. Sì, Perché mi gufame, lo fai l'autista, anche. deve Sì, mangiare. sì. L'autista magna. Devo dire che il sughetto che ha fatto Lanto è proprio buono. Eh sì, Italian style. Italian style è molto buono, anche perché solo quello fa. Cucina e basta, Ma poi il resto non fa niente, è lo fa vero. tutto io. Ho già fatto 2500 km, sono nel Beh, 2006. ho votato tre Quante volte la volte hai guidato cassetta. Lanto? Niente. Ma Niente, ecco. sa cos'è? Sapete cos'è il problema? Che se io guidassi, non è che io guido e lui fa da mangiare, no, io guido, faccio da mangiare, eccetera, E eccetera. svuoti anche Perciò, la cassetta del cesso. esatto, se facessi anche quello dovrei fare anche tutto il resto, perciò non vale la pena sacrificarsi, soprattutto per lui. Si riparte, ragazzi. Mangiare, abbiamo mangiato. Guardate ancora il lago ghiacciato qua. Che Ha ghiacciato bene. storia, Anto. Paura. Eh? Paura. Paura. Più andiamo avanti, più c'è neve qua, Sì. raga. È più la neve invasiva. Più la neve è invasiva, brava, hai detto giusto. Ma Porca miseria. anche sul tetto c'è, cioè, quella casa lì. Speriamo di non trovarla sulla strada, che non venga a nevicare. C'ho voglia di mettere le catene. No, non O no, Anto? dovrebbe, dai. Guarda, Anto, guarda che bello. Bellissimo. Fantastico. No, un pezzo ghiacciato, vedi, sempre dello stesso. Sta scendendo. Pazzesco, cazzo. Guardate che bella chiesina, tutti i cimiteri così, guarda. Sì, molto a misura di uomo vivo e di Forte, persona morta. cazzo. Ma che cartolina, Anto? Bellissima. Beh, dormi qua. Un po' Sì, un po' storto. storti. Antonella sta già cercando il posto per Sì, dormire sono un po' stanotte. preoccupata È perché comunque preoccupata. sta No, guarda, qui la neve. neve non c'è più, non si capisce. Ci sono dei pezzi che c'è giù ancora 40-50 centimetri. E dei pezzi, tipo qua sulla nostra, mia destra, no, che non c'è neve. Poi ci sono tutti questi laghetti ancora ghiacciati. Vabbè, vediamo, dai. L'ho presa la chiesa. Campeggi i prezzi più o meno, Anto, guarda. 300 28 corone, euro, cos'è? Più per o meno 28 8,24, euro, sì. quindi, eh? Sì. Cioè, ragazzi, è mezz'ora che ho messo la telecamera qua sul vetro, adesso se ne accorge. Non ci posso, credo. Cioè, ma voi dite, guarda che sono qua, cioè. Guardate che È buco là. allucinante, Dai, qua, è sinistra. stordita come una Forse. campana. Vediamo se ce la faccio. Volevo frenare di colpo. Stiamo fermando i bagni. C'è anche lo scarico, guarda, Scarico, scarico, pensa porca a manca, te. che peccato. Ora, ma Anto, guarda che spettacolo! La doccia. Vuoi Ma adesso mi sono fare la accorto, doccia? Guarda, ma guarda la doccia, apri, fai vedere ai nostri amici. Apri, apri, No! cos'è? Non vedo niente. Vai dentro. Ma sono le porte pesantissime. Hai visto? Guarda che roba. Ah, Pensa a te, la bellissimo! doccia. Potrei lavarmi anche i Grande, capelli qua. eh? È vero. Spero sia l'acqua calda, però. Ma Voglio sperarlo non perché c'è se soldi, no? Schiacci il no, bottone e penso che basta. se c'è il bottone viene giù. È aperto anche questo, dai. C'è pure il coso che gira, il riscaldamento, cos'è? Sì, Ma sono non ci dentro. credo. Guardate che roba, ragazzi. Pazzesco. Vabbè, però vivere qua, c'ha ragione Iari. Veramente. No, ragazzi, sono andato in bagno, me lo devo far vedere il bagno perché c'è. Guardate che roba. È incredibile. Ah, l'acqua calda, chiaramente. L'acqua calda. Allora, qua abbiamo. È un po' piccolo, faccio fatica. Praticamente qua metti le mani sotto, a sinistra esce l'acqua.
In mezzo esce il sapone e di qua esce l'aria calda per asciugare le mani. Poi qua schiacci il tasto per il cesso e qui la carta igienica. Ideale, pazzesco. Stavo guardando l'altitudine, siamo a 780 metri. Guarda che spettacolo, tutto bianco qua ragazzi. Siamo 825 metri. Porca miseria. Che bello. Spettacolo, non abbiamo visto la neve a casa. Quella casa lì, ma no, non l'hai vista quella casa sopra là? Ah, l'hotel, ristorante. Hotel con due L. Hotel. Queste casette qua, dici, vuoi Sì, fotografare? no, cioè ormai non c'è più, era il paesaggio di prima, ma no, Ah, andiamo, andiamo. che ne so. Telecamera. Anche qua c'è il guarrail dentro nel video, chiaramente, non è che posso fare i miracoli. Puoi volare sul telefono. Guardate ragazzi tutte quelle casette in mezzo alla neve, là. Che spettacolo. Lo so che continuo a ripetermi spettacolo, ma è uno spettacolo. 960 metri siamo di altezza. Ste Siamo al Steinbeinwollen, chi non Steinbeinwollen. conosce Steinbeinwollen? Che spettacolo. Non pensavo di trovare tutta Sì, questa neve sembra di comunque. essere a Livigno ai bei tempi, quando Siamo al nevicava 6. veramente. Quanti ne abbiamo? 6 oggi. 7 mi sembra. 6-7 maggio E quello siamo a che 1000 metri, non è che siamo in altezza. Però adesso scendiamo per andare a delle cascate. è. Mamma mia. C'è da fermarsi qua. Guarda, posso prendere un pochettino. Aspetta, prima che ci infogniamo nella neve. Aspetta, devo fare una foto, cioè merita ragazzi, E guardate poi che ci vengono a bello. prendere. Attento, No, sto così, guarda. Eccolo. Mica, ma pure Guardate che figata mettere su ragazzi. qualcosa però. Cioè, fantastico, non ci credo. Sono fantastiche. Spettacolari. Cioè, l'asfalto sembra quasi verde. Non ci Eh? sembra, pensavo che fosse Sì, verde. ma sì, è vero, è un verdino, un grigio verde. Oh, però non c'è un buco nell'asfalto. Sì, ragazzi, le strade non vi dicono spettacolo. Adesso capisco perché tanti vengono tutti gli anni qua. È lunga la strada, perché non è poca roba, però quando sei qua. Vabbè, dai che fra un po' arriviamo alle cascate. C'è la seggiovia, allora, guarda le casette qua con sulla paglia, con sull'erba, paglia, cos'è? Che storia. Altro tunnel da 5 km, ragazzi. Goditi il paesaggio. Dai che non c'è più la neve. Cioè, la cascata è là, è sulla nostra destra, abbiamo vista a piedi. Non ti dice Ma non c'entra niente. niente con. Non riesco a capire come ci si fa arrivare. Allora, Google ci ha fatto il solito scherzo. Siamo qua, ma non c'entra niente. Adesso mi dice che siamo a 3 km. E dobbiamo riscendere. Abbiamo fatto fare questa stradina assurda. Meno male che non passava nessuno. Adesso vediamo se scendere non passa. Vediamo se scendere, giusta questa. Perché di lì poi non si può perché c'è il cartello. Ma dimmi te, dove mi ha mandato? Perché mi ha mandato qua? Spettacolo, raga, guardate lì sulla destra. Dai che forse l'abbiamo trovata. Eccolo qui, c'è il cartello. Allora, questa cascata si chiama Lightfoss. Latte Foss. Latte Foss. Latte Foss.
vediamo se stavolta siamo giusti. Manca un niente. Andiamo a costeggiare questo torrente qua. Arriva una macchina. E siamo arrivati. VC, informazioni. Un chilometro. Andiamo a riprenderla da qua. Guarda, c'è una persona in alto, pensate. C'è uno di fianco alla cascata in alto. Costeggiamo qua. Seguite la strada per 150 metri in 13 e sarete arrivati a destinazione. Ok. Però guardate dove vi ho portato. Che spettacolo. Cascate di Latefos. Erano sulla strada. Allora, si scrive Latefos, ma come si pronuncia non ho idea. Penso che ci sia poca acqua, eh? Eh? Se vai di qua, invece non c'è nessuno. Ok, le cascate le abbiamo viste, adesso andiamo verso Preikestolen. Stavanger, 174 km. Tonella sta guardando se è un fiordo o se... Eh sì, però. Un laghetto. Un fiordo. I fiordi sono più giù. Sono più giù. Stavanger c'è i fiordi. Nere su X-Ray 13. Sega. Vediamo sto ponticello. Mamma mia. No, beh, dai. Pensavo fosse più stretto. Continua su X-Ray 13 per 51 km. 51 km, ne sarà mica tutta stretta così. Porca miseria, ragazzi, passa un altro camper, qui non ci stiamo, cazzo. Tutto ancora ghiacciato, col sole che c'è, però ancora ghiacciato. Stiamo cercando di trovare un posto per la notte. A Ilen. Vediamo un po' Ilen cosa c'è. Manca 900 metri. Eh sì, ma l'unica è girare in queste viette. So che adesso qua non c'era niente, la valle era molto stretta e non è che c'era troppo da stare. Non c'era proprio neanche i sentieri. Dai che forse è bellino. Poi? Dove vado? Segui la strada. Di qua. Qui? Beh, non è male, dai. Sei però... giunto a destinazione. Dai, ce la facciamo andare bene perché sono stanco, ragazzi. Abbiamo fatto 257 km, 260 km. Anche oggi. Anche poverino. Oggi. Poverino. Dai, va bene. Beh, se non ci fosse sta... Vabbè. Come si chiama? La centrale elettrica. Eh? È una centrale idroelettrica. Ma sei sicura? No, per me è una centrale a gas. Cazzo che sia. Dai, il laghetto è bello, poi c'è lì quel tedesco, cos'è tedesco? Con quella roulotte strana, ragazzi, guardate che forza. Allora, la parte di qua è carina, con quelle case vecchie. Poi abbiamo questo panorama qua, che non è niente male. Questo francese. È un francese con la casetta qui, guardate che roba. Che spettacolo, ragazzi, guardate sta montagna. Fantastico. Vabbè, abbiamo scambiato anche due parole con i francesi. Tre giorni di Strasburgo. Vicino a Strasburgo sono. Ok, dai, adesso mi riposo un po', ragazzi, sì, perché qui mi fanno guidare. Ok, ragazzi, adesso ci guardiamo un bel film di Star Wars, perché non sapete, ma l'Antonellina è patita di Star Wars. Sì, li ho tutti. Ce li ha tutti. Li ho visti più volte. E ci vediamo domani. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.